Un secco no. Hanno fatto squadra i sindaci di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia nel corso dell'ultima riunione tra i 9 comuni aderenti al bacino Foggia 4. La SIA, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti e che versa in cattive acque dal punto di vista economico, ha chiesto un aumento a tutti i comuni, maggiori costi che ovviamente si ripercuoterebbero sui cittadini e forse anche sui lavoratori della SIA. Il no di Trinitapoli e San Ferdinando è stato spiegato dai due primi cittadini. Siamo presenti tutti e 9 i comuni, è vera la presenza anche delle rappresentanze sindacali e di tutti i dipendenti della SIA. E in quella riunione noi ho rimarcato, insieme al sindaco del comune di San Ferdinando, l'importanza di voler portare avanti la SIA, l'importanza di voler mantenere in piedi il consorzio e l'importanza anche di non far ricadere sui lavoratori quelle che possono essere le problematiche strutturali di una società. Allo stesso tempo ho rimarcato che assieme con il comune di San Ferdinando io ho sottoscritto un contratto, il comune di Trinitapoli ha sottoscritto un contratto con la SIA e precisamente nel novembre del 2014 che prevede per la durata di 9 anni la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. E che già in quell'occasione abbiamo dovuto fare scelte difficili e impopolari all'interno della città e che dopo di quella non si potevano ulteriormente intervenire su Trinitapoli, sul paese e chiedere ulteriori sforzi ai cittadini. E devo dire che oggi con soddisfazione posso dire che dalla riunione di ieri, con la partecipazione di tutti, devo dire con l'attenzione a cominciare dal presidente del consorzio e degli altri sindaci, si è compreso che c'erano dei comuni che dovevano necessariamente fare i contratti e integrare i contratti e tutti i nuovi comuni adesso, così come stanno, potranno continuare questa attività. Ma sarà necessario innanzitutto passare da un confronto. Noi abbiamo già dato e quindi è impensabile che qualcuno possa chiedere ulteriori sacrifici ai due comuni e alle due popolazioni, perché noi siamo in regola e difenderemo fino all'ultimo le ragioni dei nostri contratti, che sono contratti eccezionali. L'altro elemento è che la SIA sta in quelle cattive acque perché a partire dal comune di Cerignola non paga per i servizi resi. Il comune di Cerignola deve ad oggi oltre 4 milioni e mezzo di euro per i servizi che la SIA ha reso. La SIA prima cosa che deve fare è quella di recuperare i crediti nei confronti di quei comuni che non pagano, perché è impensabile che i cittadini pagano la Tari e il comune di Cerignola non riversa nelle casse della SIA le risorse che prende per quel servizio. Dopodiché la SIA deve disboscare, e lo dico in serio, tutto ciò che è antieconomico nella sua attività e nella sua gestione.